Seconda cottura del pollo. Il nostro pollo, i nostri fusi sono stati in forno per circa 30 minuti, coperti dalla stagnola, senza aggiunte di liquidi a parte pochissima acqua, e hanno lasciato il loro sugo di cottura. Come potete vedere, il risultato è questo. Ora cambiamo teglia. Lasciamo il brodino che poi utilizzeremo come fondo di cottura, mettiamo un filo d'olio in un'altra teglia da forno. Poi prendiamo i nostri fusi che sono bollenti, ve lo assicuro, sono già praticamente cotti, però non sono gratinati e non hanno, diciamo, quella particolare gratinatura che ci interessa avere, fatta di pan grattato, pistacchi, mandorle, eccetera. Quindi li mettiamo in questo modo. Utilizzeremo anche questo sughetto in secondo tempo. Ora prepariamo 2 cucchiai di pan grattato, insieme a 2 cucchiai di farina di mandorle, una porzione, diciamo un cucchiaio da caffè, da tè meglio, di paprika, un niente di zucchero di canna che serve per poter abbrustolire e avere quel sapore, diciamo, di caramello. Se non vi piace, omettetelo. Poi mettiamo anche dei pistacchi grossolanamente tritati e per finire sempre un pochino di granulare di pollo o eventualmente, se preferite, del sale anche fino, va benissimo, non c'è problema. Diamo una bella mischiata in modo che i colori si amalgamino, quindi vedrete che ci sarà una nuance di tinte molto amalgamate. E questa nuance vi dirà che avete mischiato a sufficienza. Ora, con il trito ben miscelato, cospargete abbondantemente i vostri fusi. Una prima volta, poi un filo d'olio. Poi ancora un'altra spolverata più sottile. Questo ci aiuterà a gratinare, a far gratinare la pelle, perché poi noi non abbiamo tolto la pelle, attenzione, quindi dovrà essere croccante per aiutare a non seccare troppo. Preleviamo un po' di fondo di cottura, ma poco poco, e lo mettiamo ai lati, ma veramente un niente, perché comunque non dovrà restare in forno per tanto tempo. Bastano 10 minuti, un quarto d'ora massimo, sotto il grill del vostro forno a temperatura di 170 gradi. E adesso in forno.